Un caro saluto a tutti e, come sempre, buona forma dai Cadò. Oggi in questo video voglio trattare di un'azione praticata da moltissimi. Si tratta dello stretching. Ma siamo sicuri di conoscere questa azione? Siamo sicuri di sapere cosa succede quando facciamo lo stretching, cioè quando allunghiamo la muscolatura? Lo stretching sostanzialmente viene proposto in modo passivo e in modo attivo. Vedremo le differenze che ci sono in queste due azioni, che cosa succede e effettivamente a che cosa serve e soprattutto se serve a qualcosa. Un muscolo decontratto lo si può considerare alla sua lunghezza naturale quando si trova nella cosiddetta posizione in situ, ovvero nella sua sede anatomica naturale. Se un muscolo in questa condizione applichiamo una forza esterna, ne provocheremo il suo allungamento. In questo caso parleremo di un allungamento passivo, quindi di uno stretching eseguito passivamente su un muscolo decontratto. La situazione diventa diversa quando un muscolo decontratto, attraverso il suo motoneurone, riceve un impulso nervoso che ne provoca la contrazione. Anche su di un muscolo contratto può essere praticata un'azione di stretching. Ma in questo caso la forza necessaria per l'allungamento dovrà essere significativamente maggiore rispetto al caso di uno stretching praticato partendo da un muscolo decontratto. Per comprendere cosa avviene durante un'azione di stretching, è utile conoscere almeno a grandi linee la composizione interna di un muscolo, che è un organo a tutti gli effetti. Il muscolo è un organo che ha la capacità di contrarsi in seguito ad uno stimolo nervoso, volontario o involontario. Semplificando molto, possiamo dire che l'organo muscolo è composto sostanzialmente da due componenti. Una componente è la materia contrattile, cioè quella parte del muscolo che si occupa di realizzare la contrazione muscolare. L'altra componente invece non ha capacità contrattile, è composta essenzialmente da tessuto tendineo legamentoso e sono i connettivi che servono a avvolgere la materia contrattile e a connettere insieme la materia contrattile con le altre strutture del muscolo, quali vasi, nervi, eccetera. La parte contrattile può essere scomposta nei fasci di fibre muscolari, ognuno dei quali è composto dalle fibre muscolari, che sono le cellule del muscolo, le quali a loro volta sono composte dalle miofibrille, che hanno la presenza di attina miosina, le proteine contrattili, e vanno a comporre i sarcomeri. Bene, andiamo quindi a vedere che cosa sono i sarcomeri. Il sarcomero è dunque la più piccola unità funzionale del muscolo, è il luogo dove nasce la contrazione muscolare. I sarcomeri si alternano uno dopo l'altro in sequenza. Ciascuno di essi è delimitato da due linee Z. All'interno di queste linee Z si trovano le proteine contrattili, due proteine contrattili. Le proteine che saranno in grado di promuovere la contrazione muscolare e sono esattamente la actina e la miosina. L'immagine che state osservando ora rappresenta la situazione di un sarcomero quando il muscolo non è contratto. Perché possa verificarsi la contrazione muscolare, è necessario che le teste della miosina interagiscono attaccandosi ai filamenti di attina, creando i cosiddetti ponti actomiosinici. In questo modo le teste della miosina ruoteranno trascinando il filamento di attina verso il centro del sarcomero, ottenendo così l'accorciamento del sarcomero stesso e quindi la contrazione muscolare che sarà la sommatoria dell'accorciamento di tutti i sarcomeri presenti nel muscolo.
Molto bene. Fino adesso abbiamo parlato, quindi abbiamo descritto la materia contrattile, cioè quella materia che compone il muscolo ed è in grado di promuovere la contrazione muscolare. Ma se vi ricordate bene, all'inizio di questo video avevamo parlato anche di un altro materiale che compone il muscolo. Ed è un materiale, una materia che non è in grado di promuovere la contrazione muscolare. Stiamo parlando della parte connettivale del muscolo, ovvero quei tessuti connettivi che hanno una consistenza legamentosa, tendinea, che quindi non servono a promuovere la contrazione muscolare, ma servono a contenere, a connettere tra di esse le varie strutture del muscolo. Anche loro avranno una parte importante nello stretching e adesso andiamo a descriverla. Stiamo quindi parlando della parte connettivale, quella che non ha quindi capacità contrattile ed è composta dal tendine, che è il mezzo che collega il muscolo all'osso ed è l'elemento connettivale in serie. Poi abbiamo le fasce connettivali che vanno a ricoprire la materia contrattile e sono epimisio, endomisio e perimisio. Quindi il tendine costituisce l'elemento elastico in serie. Invece, gli altri tre che abbiamo elencato costituiscono essenzialmente gli elementi elastici in parallelo. Molto molto bene. Abbiamo raccolto una serie di nozioni sufficienti che ci permettono di andare a vedere cosa succede quando si allunga un muscolo decontratto. Incominciamo dallo stretching passivo, ovvero quando si allunga un muscolo che non è contratto, quindi un muscolo decontratto. Quella che stiamo osservando è una rappresentazione schematica di un sarcomero, ovvero della materia contrattile di un muscolo decontratto. In un muscolo rilasciato, quindi decontratto, la materia contrattile si presenta assolutamente fluida e non oppone assolutamente una resistenza significativa all'allungamento. Sarà quindi molto molto facile, servirà una forza molto piccola per poterla allungare. Tanto è vero che in questa condizione potrebbe essere facile, allungando un muscolo decontratto, causare dei danni. Per questo motivo, gli elementi elastici in parallelo evitano l'eccessivo stiramento della materia contrattile, evitando dei danni. Tuttavia, l'energia elastica che viene accumulata durante un allungamento di questo tipo dalla materia contrattile e dagli elementi elastici in parallelo è assolutamente irrilevante ai fini dell'esercizio motorio, per cui l'energia che ci verrà restituita sarà veramente molto piccola e non servirà a migliorare una successiva azione motoria. Bene, un'ultima considerazione la dobbiamo fare. Dobbiamo sapere quindi che i muscoli, nella loro naturale sede anatomica, come stiamo vedendo e come vedremo tra poco, non possono subire degli allungamenti significativi, di rilevanza tale che possa comportare una significativa messa in tensione degli elementi elastici in parallelo. Questo vorrà dire che non potremo avere una forza elastica significativa che ci verrà restituita in una successiva azione motoria. Bene, in questo breve video abbiamo potuto osservare, abbiamo potuto vedere che cosa succede quando si allunga un muscolo decontratto. Abbiamo visto che basta una forza veramente, veramente minima per allungare la muscolatura. Però è anche vero che l'energia elastica che il muscolo decontratto ci restituirà sarà veramente, veramente molto, molto poca e non potrà essere sicuramente riutilizzata, non potrà essere utile ai fini dell'attività motoria. Dobbiamo considerare anche che lo stretching passivo non vi sono elementi per cui noi lo possiamo considerare utile ai fini del riscaldamento, quindi dell'allagamento motorio. Ma attenzione, perché ben diversa è la situazione di uno stretching che viene invece eseguito sulla muscolatura contratta. Qui cambiano molto i fattori in gioco
e cambia anche molto la finalità di questo esercizio. E adesso andremo a vedere che cosa succede. Durante il cosiddetto stretching attivo o anche dinamico, quando andiamo ad allungare un muscolo contratto, dobbiamo considerare che all'interno dei sarcomeri i ponti che si creano tra le teste di attina e della miosina formano legami molto molto saldi e occorre una forza davvero importante per provocarne l'allungamento. Però possiamo anche dire che sarà altrettanto significativa e importante la forza elastica che ci verrà restituita e che potrà essere utilizzata e sommata alla forza muscolare che deriverà da una successiva e immediata contrazione muscolare. Andiamo a vedere un esempio. Il rimbalzo. Il rimbalzo è la classica azione che sfrutta il principio dello stretching dinamico. Si sviluppa attraverso un'azione di presalto alla quale segue la presa di contatto con il terreno. Ed è proprio in questa fase che avviene lo stretching dinamico, quando i muscoli contratti vengono allungati dal peso corporeo con accumulo di energia elastica. Questa energia elastica ci verrà restituita e la successiva spinta sarà la somma dell'energia elastica più la forza prodotta dal muscolo. Eccoci qua. In questo breve video abbiamo cercato di indagare, di valutare gli aspetti, le cose che succedono durante un'azione di stretching, sia che esso venga proposto in modo passivo, quindi quando si fa uno stretching su un muscolo rilasciato, decontratto, o quando invece lo stretching viene eseguito su un muscolo contratto. Quindi parliamo di uno stretching attivo o dinamico. Abbiamo visto che le cose sono molto diverse in termini di risposta che il muscolo dà, in termini di cosa succede all'interno del muscolo nei suoi componenti minimi, nei componenti essenziali. A questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, qualunque osservazione, qualunque commento vogliate fare, noi siamo qua a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande, ma anche per discutere e approfondire con voi. Ciao a tutti e mi raccomando, sempre in forma con Icadò.